Il Parma Club Banca Intesa, il Parma Club Millennium e il Parma Club Giuseppe Verdi, e vi propongo un applauso per i quattro presidenti, me li sono scritti anche: Romeo Dinelli, Giuseppe Altiseri, Romeo Saccani e Umberto Pacini, i magnifici quattro che adesso stanno lavorando per predisporre la riffa. Avete già comprato i biglietti, immagino. Quindi poi, come ogni anno, al termine della cena ci sarà, con il taglio della torta, anche l'avvio della riffa. Questa sera abbiamo tanti ospiti giocatori, non abbiamo esponenti della dirigenza di alto livello, il motivo lo immaginate e lo sapete, è in corso di svolgimento, chiuderà alle 23 il calciomercato, il Parma sta ancora lavorando a pieno ritmo, sono arrivati già due nuovi acquisti, Di Cesare e Jacoponi, due difensori. Probabilmente entro le 23 ci saranno altri arrivi nella rosa del Parma e quindi ovviamente si sta lavorando per questo. Abbiamo però tanti giocatori, sei giocatori della squadra che sono qui con noi questa sera e tra poco poi li premieremo. Però un saluto speciale e un applauso speciale. E tra poco poi anche lo avremo qui, lo farei fare per un giocatore che proprio questa sera è stato ceduto a un'altra squadra, ma ha voluto comunque essere qui e faremo un'asta con la sua maglia del derby, la maglia del derby dove ricorderete tutti quella serata della partita perfetta che poi è stato l'inizio della riscossa del Parma. E con un'asta il cui ricavato andrà a scopo benefico e sarà lui stesso a dirlo. Un grande applauso per un giocatore che questi anni tanto dato al Parma, Marco Materassi. Un amico anche dei tifosi perché ho già incrociato la sua strada in tante altre feste, in tante altre serate. Marco, questa sera una serata particolare e speciale anche per te, insomma. C'è un cambio di maglia, sono cose ovviamente che avvengono nel calcio, però questa sera hai voluto comunque essere qua anche per un motivo speciale e particolare che voglio lasciare raccontare Sì, mi dispiace insomma di questo cambio, però è stato dovuto e no, si riparte, dai, è un'altra situazione che mi intriga e spero insomma di aver lasciato un bel ricordo qua a Parma. Beh, insomma, intanto c'è un campionato vinto alle spalle, ricordiamo che lui ha sempre giocato in campionati professionisti, insieme ha fatto proprio la scelta di scendere in Serie D per affrontare l'avventura con la maglia del Parma, poi quest'anno è confermato e poi insomma contributi importanti, ricordiamo tra questi ovviamente indimenticabile la serata della vittoria nel derby con la Reggiana e proprio di quella serata, questa sera c'è un ricordo speciale che tu metterai all'asta a scopo benefico, la maglia proprio quella indossata, la maglia Non è proprio neanche lavata, non è stata neppure lavata, cioè, proprio la maglia crociata di Marco Materassi indossata la sera di Reggiana Parma, ricorderete tutti lo splendido esito 2-0 del Parma. Ecco, il ricavato di questa asta a cosa andrà devoluto? Dicelo tu, Marco. È una onlus che si chiama Piccole Stelle, che praticamente è una onlus dell'ospedale Versilia di Viareggio, che si occupa dei bambini prematuri, dove comprano macchine, incubatrici, queste cose qua. E l'ho conosciuta tramite mio figlio, perché è nato di 7 mesi e mi hanno aiutato molto e ogni anno cerco sempre di dare un contributo a questa situazione. Quest'anno mi era venuto in mente di dare questa maglia qui perché so che la gente ci teneva tanto al derby e mi è nata così. Ho detto, allora provo a dare la maglia per vedere se riusciamo a avere un ricavato per darlo a questa situazione. Insomma, quindi avete sentito uno scopo davvero importante e benefico per chi insomma, cura bambini nati neonati, nati prematuri e quindi un servizio molto importante. Perché dell'ospedale Versilia di Viareggio? Perché, come credo tutti saprete, Michael è di Viareggio, è proprio la sua città e quindi è lì insomma, dove risiede, dove ha l'origine, ma qui insomma è qua a Parma che in questo periodo ha giocato e ci ha fatto insomma anche divertire e soprattutto anche
un ottimo rapporto proprio con i tifosi, anche nella partecipazione a tante serate, a tante feste. Credo che molti di voi che hanno avuto occasione di essere ad altre serate lo hanno incontrato, insomma un inserimento, ed è un piacere in un certo senso anche poterlo salutare praticamente quasi in diretta, diciamo così, proprio perché in questo momento è proprio di pochissimo tempo fa, di poche ore fa, la notizia ufficiale della sua cessione. Tra l'altro Livorno comunque non è avversario del Parma, perché gioca in un altro girone, quindi insomma non ce lo ritroveremo di fronte, questo è così, anche poi vedremo insomma che cosa, seguiremo a distanza anche le sue avventure in questo girone di ritorno di Lega Pro. Bene, allora io direi che si può iniziare questo momento insomma della serata, poi avremo riconoscimenti anche per gli altri compagni di squadra che sono qui e tra poco poi uno a uno anche lì chiameremo, e poi naturalmente ci sarà il momento della rifa. Avete già acquistato i biglietti, qua ci sono tutti i premi, insomma la serata che prosegue come sempre all'insegna della simpatia, insomma dell'amicizia, di un ritrovo, cioè, che quest'anno è anche quest'anno di buon auspicio, visto che il Parma sta comunque ha ritrovato una buona classifica, una buona forma, qualche delusione per il pareggio di domenica che poteva essere una bella vittoria, ma insomma però Parma ha fatto vedere che c'è con la grinta, con il carattere, quindi questo è di buon auspicio. Allora, iniziamo questa casta, la maglia l'avete vista, eccola qua, ce l'abbiamo proprio qua, originale, dice non lavata, quindi proprio è un cimelio, credo che è importante. Partiamo ovviamente diciamo da, io direi parto da base d'asta diciamo con di 50 euro, ma fare proprio per, ovviamente mi auguro ci sia il rialzo, e qua ovviamente guardiamo, vediamo le manine che si alzeranno per le offerte in rialzo. Allora io direi i rilanci di, vediamo insomma all'inizio almeno di 50 in 50 così per giocata, poi più andiamo su naturalmente, poi ognuno l'offerta poi diventa libera, magari anche insomma anche soltanto di 10 euro in più di qualcun altro, chi se la vuole aggiudicare. Allora partiamo dalla prima offerta, diciamo la base d'asta 50 euro, chi offre di più parte qua, 150 euro, prima offerta di 150 euro l'abbiamo già avuta, quindi 150 euro è la prima offerta per la, ecco qua, tanto aiutatevi perché 200 euro laggiù in fondo. Adesso abbiamo già 200, quindi abbiamo avuto in fondo 200, quindi avanti a chi offre di più, qualcun altro là? 230, 230, ancora un'altra offerta, stiamo salendo bene, andiamo avanti, c'è qualcun altro adesso, 230 l'offerta, io guardo, aiutatemi anche voi per vedere, 300, ecco qua, perché io sto anche tenendo un po', quanto? 350, c'è sempre il bacio, quindi anche un valore aggiunto, 350 euro per la maglia di Michael Benassi, stiamo salendo bene direi, là in fondo, 400? 400 è in fondo, vedo, vediamo se c'è qualcun altro che... 430, ecco qua, stiamo salendo, Michael, stiamo pian piano, stiamo... Quanto? Ancora c'è qualche rilancio? Siamo a 430, vediamo se ci sono... 450, 450 euro per la maglia di Michael Benassi, derby. Reggiana Parma, la partita perfetta, ha un valore incommensurabile, che è un parolone, ma ci sta in questo caso. È davvero. Allora, c'è un qualche altra offerta, vediamo un po', siamo a 450 euro. Tra un po' poi inizierò a batterla, vediamo se c'è. 470, siamo a 470, stiamo crescendo gradatamente, ma intanto è un valore che è sicuramente. Fa capire insomma come questa maglia sia un cimelio ambito, insomma considerato che siamo anche qua questa sera in tanti riti. 470 l'offerta per la maglia di Michael Benassi, vediamo se ci sono altre offerte, fatevi avanti, come tutte le aste c'è sempre un attimo di suspense. 470 per la prima, come si dice, la seconda,
attenzione, perché tra poco, se non ci saranno altre offerte, comunque aggiungeremo 480, ecco qua. Allora, siamo ancora saliti, 480, quindi ripartiamo ancora a capo. E siamo a 490. 490? 490. Attenzione, vedete che ci stiamo crescendo, ovviamente con la metà della città ci sono offerte più di aumento più ridotte, ma ci sono comunque, siamo a 490 per la maglia di Marco Tenassi, 490 per la prima. Facciamo proprio, stasera faccio il banditore. 490 e 1. 490 e 2. 500. 500, attenzione, siamo 500 euro. Abbiamo anche Cori, siamo forniti di tutto questa sera. Vedete, insomma, c'è entusiasmo, c'è allegria. Allora, andiamo ancora avanti, 501. 502 e vediamo se ci sono offerte, altrimenti comunque è sicuramente una bella asta, una asta combattuta. Dai, dai. 503 aggiudicato. A pochi passi dallo stadio Tardini ricorderanno un'impresa storica, eccola qua, col numero 20, la maglia, il nome di Benassi, la maglia numero 20, crociata, quindi proprio il top dei top, insomma, ricordo di un'impresa che per chi c'era ha ricordato quella di una serata di Coppa Micro. Io purtroppo ho i testimoni, i capelli un po' bianchi, ho alle spalle una certa esperienza, ti giuro quella sera ero là, e a parte il freddo che c'era, ma che non si sentiva perché avete scaldato davvero con la vostra impresa, sembrava di essere una finale, una delle tante finali che Parma ha giocato nella sua storia, per tutto lo stadio, per come si presentava anche i tifosi della Reggiana, e per il tifo e per la prestazione. Sembrava non per il campionato, ma una finale di coppa. È stata una cosa bellissima già esserci. Più giocarla e vincerla è stato veramente un sogno, dai, per chiunque fa parte del Parma, voleva giocare quella partita, e siamo contenti di averla vinta. È stato bellissimo lo scenario. E credo anche per la tua carriera, credo sia un bel cimelio, insomma, una gemma preziosa, no? Sì, sono soddisfazioni che uno se le porta sempre di conto nella nostra carriera, e insomma queste sono soddisfazioni che ti danno veramente tanto. Certo, e un'ultima considerazione, come molti sanno, tantissimi ex del Parma tornano spesso e volentieri a Parma e vengono accolti, li accogliamo sempre come amici, insomma, come con grande affetto. Io credo che Michael Benassi, quando vorrà tornare a Parma, sarà sempre il benvenuto, e per il ricordo che lascia nei tifosi, per il suo modo di essere, il suo comportamento e per le prestazioni sul campo. E quindi un in bocca al lupo naturalmente per il suo futuro calcistico, ma anche un arrivederci anche in occasione. E un ringraziamento speciale per Marco Benassi, arriva dai quattro club, Banca Intesa, Millennium, numero 10 e Giuseppe Verdi, che ovviamente ancora maggiormente, proprio vista la serata, lo ringrazio per aver voluto essere qui questa sera, testimonianza insomma insieme a loro, insieme per questa festa. Prego, mettete in favore di operatori di telecamere e di fotografia, e un ringraziamento per la presenza qui questa sera e anche per quello, insomma, che ha dato e che ha fatto per Palma e per il Palma, insomma, che è tanto, e anche questa sera credo, insomma, un'asta di importante di beneficenza. Grazie Michael e in bocca al lupo.